Noi andremo a riaprire le nostre attività a Montepulciano. Lo faremo al momento in cui tutte le attività avranno avuto la possibilità di mettere le proprie attività in sicurezza. Pronti a ripartire, ma non da soli. L'associazione Nobile Rinascita, che raccoglie 150 titolari di attività commerciali, fra negozi, bar, ristoranti ed enoteche, è nata a Montepulciano durante il lockdown. Tutti sentono l'esigenza di ripartire, nel borgo però pochi hanno riaperto. Montepulciano fa parte di una rete di piccole città d'arte come San Gimignano, Pienza, Volterra, Greve in Chianti in Toscana, in grande difficoltà. Le richieste al governo sono tante e importanti, come sottolinea il sindaco poliziano Michele Angiolini. Pacchetti di misure a sostegno delle nostre economie, di tutte le attività economiche, il fatto di poter incidere anche da un punto di vista dei nostri bilanci comunali, il fatto di poter ripartire in assoluta tranquillità, assoluta sicurezza. Montepulciano è sinonimo di bellezza del territorio, del patrimonio artistico, molto ruota intorno all'enogastronomia e all'offerta agrituristica. L'attività agricola non si è mai fermata perché i vigneti sono stati potati nel periodo dell'emergenza massima, germogliamento, e quindi stiamo lavorando in vigna. Per quanto riguarda la struttura, è una struttura ricettiva agrituristica, sulla scia dei risultati molto positivi del 2019 avevamo fatto anche degli investimenti. Ci sono diversi segnali buoni perché molti e soprattutto molti italiani si stanno riorganizzando per programmare le proprie vacanze. Segnali positivi che sta raccogliendo anche il Consorzio del Nobile di Montepulciano in un momento in cui il vino italiano di qualità avrebbe bisogno, come non mai, di promozione a tutti i livelli. Chiediamo un vero progetto di rilancio, di comunicazione, di promozione di un brand Toscana che è naturalmente la patria di grandi prodotti di eccellenza e di qualità, tra questi appunto il vino nobile di Montepulciano.